Dopo Taranto, Genova, l'onda lunga della crisi dell'Ilva colpisce anche il capoluogo ligure. La decisione di chiudere lo stabilimento nella città dei due mari potrebbe avere ricadute anche su quelli di Cornigliano, dove lavorano 1.760 persone, una situazione difficile che getta Genova in uno stato di profonda preoccupazione. Intanto nella città monta la protesta, i manifestanti bloccano la sopraelevata e il casello autostradale Genova Ovest. Gli operai sanno che senza la materia prima che giunge da Taranto il loro lavoro diventa di fatto inutile. È una situazione che si protrae da 4 mesi, ha una storia vecchia, bisogna salvaguardare l'ambiente, bisogna salvaguardare il lavoro, però la situazione è precipitata. Dopo la manifestazione i lavoratori dell'Ilva sono tornati in fabbrica e si sono riuniti in un'assemblea permanente, ma la protesta potrebbe estendersi in altri stabilimenti Ilva del paese come quello di Piombino, una situazione quanto mai delicata al punto tale che per il ministro dell'Interno Cancellieri potrebbe esserci un rischio notevole di problemi per l'ordine pubblico.